Il Fondo Nazionale per l'Immigrazione, confronto interistituzionale ad Agrigento, conferenza organizzata dal relatore, il deputato del Partito Democratico Antonino Moscat, Dario Piparo. €20 milioni di incremento per l'accoglienza ai minori stranieri. Questo in soldoni, il sunto preventivo del decreto legge 120 del 2013, ancora in fieri in commissione parlamentare e quindi in via di definizione. Tonino Moscat, rappresentante democratico alla Camera, è il relatore del provvedimento e oggi ad Agrigento ha voluto tracciarne le linee al fine di implementarlo con eventuali additivi o indicazioni. La tematica dominante riguarda l'immigrazione, quindi accoglienza per i minori stranieri, che diventerebbero i destinatari dell'incremento, ricordiamo, di €20 milioni, dell'apposito fondo nazionale. Inoltre si lavora anche per l'istituzione parallela di un altro deposito, rivolto ai problemi indotti dal fenomeno immigratorio. In questo caso si parlerebbe di circa €190 milioni per l'anno corrente. Questo momento è in discussione, in Parlamento abbiamo questo decreto legge sull'immigrazione, un decreto straordinario, propone un fondo di €20 milioni per i minori stranieri e €190 milioni per l'immigrazione. Abbiamo voluto fare questo tavolo di servizio proprio perché riteniamo che dal territorio, coinvolgendo le amministrazioni locali, le forze politiche, le forze che si occupano della tematica, si possa addivenire a proposte forti e proposte importanti per migliorare questo decreto o comunque offrire alcuni spunti di riflessione al governo. La conversione in legge di questo decreto sarà un passaggio importante, un ringraziamento all'onorevole Moscat che ha attenzionato con grande sensibilità ed impegno questa tematica, essendo relatore della 14ª Commissione parlamentare. Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno vicino a noi, abbiamo una situazione molto complessa nel nostro territorio, è un fenomeno che riguarda l'intera Europa, in particolare modo anche la nostra Agrigento, anche alla luce degli ultimi avvenimenti. Il fatto di doversi occupare di tale problematica è appunto un dovere da parte della politica, soprattutto per quanto riguarda la tematica dei minori non accompagnati. Infatti si parla di un fondo, di una somma da destinare ad un fondo proprio per quanto riguarda la situazione dei minori non accompagnati.